Sarà un Pescara con tante novità quello che prenderà forma nei prossimi giorni in vista del ritiro di Palena di metà luglio. Attacco in pratica ex novo. Il DS Daniele Dellicarri cerca gli uomini gol da consegnare al tecnico Alberto Colombo e le piste più calde portano a Facundo Lescano e Luigi Cuppone. Lescano, possente centravanti argentino, è di proprietà della Virtus Entella, con cui ha un contratto in scadenza al 2024. Sta prendendo forma uno scambio di cartellini con il biancazzurro Luca Clemenza, arrivato lo scorso anno a Pescara con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Lo stesso Clemenza sarebbe il sostituto naturale di Andrea Schenetti, fantasista in scadenza con l'Entella e in procinto di non rinnovare. Il 27enne Lescano ha girato tanto negli ultimi tempi e viene da 3 stagioni consecutive in doppia cifra con Entella, San Benedettese e Sicula Leonzio, ma sa essere anche centravanti di manovra, mettendo a disposizione della squadra il suo fisico. Il colpo da 90 sarebbe invece il salentino Luigi Cuppone, che dopo l'ottima stagione con la casertana di Guidi 2020-2021 ha firmato un contratto con il Cittadella. Giocatore prolifico in C, una certezza. Qualche dubbio per il doppio infortunio al braccio. Il primo ha rallentato il suo ambientamento al Cittadella. Col secondo ha chiuso una ottima seconda parte di stagione in prestito al Potenza, 14 partite e 8 gol decisivi per la salvezza dei lucani. Non trova riscontri al momento il presunto interesse del Pescara per il bomber dell'Alessandria Simone Corazza, che peraltro ha un ingaggio importante fuori dalla portata del club biancazzurro, che da questo punto di vista vuole fare scelte oculate. Con le partenze di Ferrari, Cernigoi, Rauti, Dursi, quella probabile di Clemenza, l'attacco sarà dunque ridisegnato. Da valutare Michael De Marchi, di rientro dal prestito dal Sud Tirol, potrebbe finire al Padova, anche se la mancata permanenza di Oddo può incidere sull'operazione. Così come non è affatto certo che il Pescara punti sugli altri rientri: Gennaro Borrelli, avuto da Colombo al Monopoli, Miloš Bočić, che piace molto a Gubbio e Lucchese, e Nicolas Belloni. Calciatori che in caso di cessione potrebbero garantire un tesoretto da reinvestire sul mercato. I giovani non mancano su cui poter puntare. La punta di diamante è Marco Delle Monache, che anche in caso di cessione resterà a Pescara, ma anche Marco Chiarella e Vladislav Blanuta, i quali, questi ultimi due, saranno comunque valutati in ritiro da Colombo.